La camerata musicale sulmonese non conosce soste nel proporre spettacoli e rassegne di alto livello. Dopo una brillante stagione concertistica, comprensiva dei concerti del giovedì riservati ai giovanissimi musicisti, ecco che dà inizio alla rassegna organistica tenuta nella chiesa della Santissima Annunziata a Sulmona. La rassegna è iniziata il 6 giugno all'organo Francesco di Lernia, mentre al corno delle Alpi Carlo Torlontano. Uno strumento poco conosciuto, ma che ha suscitato curiosità nel pubblico presente in chiesa. Uno strumento detto corno delle Alpi, strumento di notevoli proporzioni, forse intorno ai 3 metri di lunghezza. Vasto comunque il programma che il pubblico ha molto applaudito e molto gradito. Ma non finisce qui. Giovedì 13 giugno, passeggiata francese all'organo Svetlana Brezhnaia. Anche qui un vasto programma organistico. E infine, giovedì 20 giugno, si conclude alla grande con sax organ duo, Gaetano Di Bacco, direttore artistico della Camerata, noto sassofonista e, diciamolo pure, organizzatore di tutto, il quale si esibirà con il suo sassofono soprano insieme ad Italo Di Cioccio all'organo. Anche qui un vasto programma organistico e non solo.
Grazie.